Salve a tutti, Alessio Santoni, agronomo. Oggi facciamo un piccolo video, parliamo di identità del suolo. Che cos'è l'identità del suolo? È la carta d'identità del terreno agricolo, del suolo agricolo. Gli agricoltori, gli imprenditori agricoli hanno perso l'abitudine di effettuare l'analisi del terreno, ma capire ciò che si ha nel proprio terreno è importante perché non si può coltivare nessuna coltura arborea o erbacea, quindi nessun tipo di grano, di mais, o di vigneto, di melo, di oliveto, senza conoscere approfonditamente le caratteristiche chimico-fisiche del proprio terreno. Questo video nasce soprattutto da un'esperienza che ho vissuto grazie a un'azienda agricola qui della nostra zona nella verifica di un impianto di bambù seto. Il bambù sta prendendo piede, non facciamo purtroppo polemiche sul fatto se è bene avere il bambù nelle nostre zone o meno, però sta di fatto che potrebbe essere un'opportunità per le nostre aziende. Bene, da questa esperienza è uscito fuori che conoscendo ciò che c'è nel terreno si possono fare le giuste correzioni per far sì che la pianta che è ospitata in esso possa sviluppare nel migliore dei modi. Quindi è importante effettuare l'analisi del terreno perché in base al pH che noi abbiamo, se un pH acido, un pH neutro, un pH basico, possiamo avere una disponibilità di elementi nutritivi che può variare. Quindi, ad esempio, leggendo una tabella, se noi abbiamo un pH da 6, 6,5, quindi un pH acido, tendente al neutro, ma acido, abbiamo una disponibilità di azoto e fosforo in maniera maggiore rispetto a un pH alcalino, cioè un pH 7,5, 8. Quindi, facciamo l'analisi del terreno, dedichiamo il giusto tempo e le giuste risorse a questa buona pratica agricola, perché fare analisi del terreno è una buona pratica agricola. Oggi ci sono i mezzi e le tecniche per poter correggere il pH. È vero, il pH è difficilissimo da correggere nel breve periodo, però apportando le giuste concimazioni si può correggere il grado di acidità o basicità del proprio terreno. Un esempio, sempre in riferimento a questa esperienza che ho avuto, apportando alcuni elementi, non vi posso dire che cosa, però siamo riusciti ad abbassare il pH e a far sì che il bambù abbiamo, che, a far sì che il bambù abbia avuto il giusto crescimento. Quindi pensiamo a ciò che può darci l'analisi del terreno. Invito tutte le aziende agricole, imprenditori agricoli, grandi e piccoli, a pensare a questa pratica, perché oggi non si può coltivare senza conoscere il proprio terreno. Faccio sempre l'esempio del dottore, del medico che prescrive una cura al proprio paziente. Prima di effettuare la cura e di prescrivere dei farmaci, cosa fa? Effettua l'analisi al proprio paziente. Le analisi che possono essere analisi del sangue, tutto ciò che può dare elementi per poter effettuare la giusta cura. Quindi vi consiglio, un consiglio a tutti, agricoltori non professionali, agricoltori professionali, grandi agricoltori, fate l'analisi del terreno, avrete così l'identità del vostro suolo, l'identità del vostro terreno e da lì partirete per fare le giuste concimazioni, le giuste pratiche culturali per le vostre colture, sia erbacee che arboree.
Quindi affidatevi a questi tecnici e iniziate questo percorso. Un saluto a tutti e buon lavoro a tutti. Grazie, alla prossima.